Buongiorno a tutti, quello che stiamo vivendo è un periodo davvero difficile, estremamente complicato e anche fare informazione locale in questo periodo non è semplice. Del resto siamo stati travolti e proiettati in una realtà che mai avremmo pensato di dover vivere. Noi cerchiamo però di svolgere al meglio il nostro compito, che è quello di raccontare il territorio. Cerchiamo di farlo senza sensazionalismo, ma raccontando la situazione com'è realmente. Non ci vogliamo sostituire agli esperti né ai medici. Ogni giorno attraverso i nostri siti comunichiamo quello che accade realmente. Quindi il numero dei contagiati e purtroppo anche quello delle vittime. E lo facciamo perché è importante che la gente sia consapevole che solo rispettando le regole, e cioè non uscendo di casa, se non per motivi strettamente necessari, si può vincere questa battaglia. Una battaglia che è già costata troppe vite umane. Noi cerchiamo di raccontare quello che stanno facendo i medici, gli infermieri, le OSS, i volontari della Croce Rossa. Quelli del 118, loro sì che rischiano la loro vita per salvare la nostra e quindi cerchiamo di dare loro la maggior visibilità perché mai come in questo momento credo abbiano bisogno di un gesto, anche solo un semplice disegno dedicato a loro, una poesia può, credo, in questo momento sollevare la loro fatica, una fatica che è grande. La situazione del Chivassese, come del resto del Piemonte, non è semplice. L'ospedale è ormai saturo, i posti in rianimazione sono quasi tutti completati, gli infermieri, così come i medici, sono costretti a dei turni di lavoro massacranti, però loro non si tirano indietro e per fortuna sono davvero i nostri angeli che quindi, come dicevo, meritano più che mai le luci della ribalta. Fare informazioni in questo momento significa raccontare le cose realmente come stanno, senza appunto girarci troppo attorno, dare tutte le informazioni di cui la gente ha bisogno, a partire da, per esempio, comunicare quali sono i negozi che portano a casa la spesa online, piuttosto che ricordare che comunque in comune determinati servizi vengono svolti online. Tutto quanto può servire a un cittadino per vivere al meglio in questo momento così complicato il suo territorio. Ma soprattutto il mio invito è quello di informarsi attraverso i canali istituzionali, perché sono troppe le fake news che girano in questo periodo e creano solo confusione, aumentano quel senso di paura, che non è giusto che ci sia. È giusto che la gente sia consapevole di quello che accade realmente sul suo territorio. Anche per chi fa informazione è un periodo complicato perché uscire di casa, è sempre un rischio, però noi crediamo che sia un nostro dovere fondamentale quello di raccontare tutto quello che sta accadendo per cercare anche noi di dare il nostro piccolo contributo in questa battaglia grandissima.